A uomini e donne ci pensa Paola a generare il panico in studio. Si continua con la sfilata, che ha preso inizio nel corso della puntata di ieri, che ha come tema la sensualità secondo le dame. Tra le donne che sfilano c'è, appunto, Paola. Subito dopo essere scesa dalla passerella, dà vita a un duro sfogo contro Alessandro SP, rivelando un fatto della sua vita privata. Nasce così una discussione tra i due, durante la quale Maria De Filippi sembra schierarsi. Nel frattempo, Gianni Sperti perde completamente, facendo il punto della situazione. Nella puntata andata in onda ieri, dopo la sfilata di Gemma Galgani, Alessandro ha perso di credibilità. Anche Gianni, che inizialmente lo sosteneva, ha cambiato idea sul suo conto. Infatti, l'opinionista è oggi convinto, come tutti gli altri, che il cavaliere stia prendendo in giro. Alessandro ha raccontato di aver provato imbarazzo con la Galgani e per questo non sarebbe riuscito ad avere con lei un contatto fisico. Proprio a questo si collega oggi Paola. Si imbarazza se una donna gli apparecchia la tavola. Quando ha recitato in film, una persona che racconta di aver fatto determinate cose, spiega la dama a UED. Maria incuriosita fa sapere alla donna che non risulta nulla del genere alla redazione e chiede: ha recitato nudo? A questo punto, Paola racconta: mi ha raccontato che recitava nudo con un suo amico. Preso dal nervosismo, per via dei dubbi che ci sono sulla dama, si scaglia contro di lei esagerando anche. Tu Paola sei una donna perfida e cattiva. Con quell'uomo che stai cercando di sbugiardare, ci sei andata a letto. La cattiveria di una donna che lo deve infangare senza motivo, dicendo che faceva il porno divo, solo perché stai rosicando. Chi te l'ha mai negato di parlare? Io sto commentando. We'll be right back.